Eccoci qui ancora insieme a pregare in questa nostra novena dell'Immacolata, sempre accompagnati dalla preghiera. Oggi meditiamo su Maria, donna dell'attesa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale si è degnato di nascere dalla Vergine Maria. Benedetto nei secoli il Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Preghiamo. Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mettiamo ora in ascolto della parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il tuo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Maria, per il fatto di essere la madre di Gesù Salvatore, è divenuta la corredentrice del genere umano, mentre per il fatto di essere la sposa dello Spirito Santo, prende parte alla distribuzione di tutte le grazie. Dagli scritti di Don Tonino Bello. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi, le riserve si sono consumate. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro, quando bastava un non nulla per farci trasalire di gioia. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigilante.
Ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo che si sente già vecchio. Portaci finalmente arpa e cetra, perché con te, mattiniera, possiamo svegliare l'aurora. Facci capire che non basta accogliere, bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione, attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri dell'attesa. E il Signore che viene, Vergine dell'Avvento, ci sorprenda anche per la tua materna complicità con la lampada in mano. Dandoci appuntamento domani, chiudiamo ora la nostra preghiera. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. A presto. Se io fossi poeta, scriverei di te le cose che nessuno ha detto mai. Dell'arte avessi il dono, io rapirei la luce per poter disegnare gli occhi tuoi. Se grandi avessi le ali, le scioglierei nel volo per arrivare in alto fino a te. Madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera. Tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più non ha. Riposo dei più deboli, silenzio di chi dà, fontana per la nostra siccità. Splendore della sera, stella del mattino, neve bianca sopra le città. Regina della pace, vetta dell'amore, radice della nostra vita, tu, madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera, tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parola.